Io sono venuto la settimana scorsa ed era a posto, pulita, gli spogliatoi andavano bene come pulizia, quindi tutto nella norma. Allora la piscina funziona perfettamente, solo che per il momento ci sono dei problemi di fatto di tubazione che stanno cercando in modo più possibile di aggiustarla. Si spera già domani, dopodomani, questa piscina sarà attivata. I nostri servizi li abbiamo in pratica attuati, non è che perché se mi sciopero abbandonami i servizi. I servizi non li abbandonano. E poi di cosa vi occupate? Polizia, giardinaggio. Custodia. E custodia. Un giorno abbiamo garantito il servizio qua, il presidio, un maschio e una donna, di stare qua tutta la giornata lavorativa e noi andavamo allo sciopero con i permessi nostri. Garantendo sempre il lavoro comunque. Quale giorno era? Il 28. Quando ci sono stati 2 giorni di ferie? Ok. Di sciopero, hai visto? È un problema del comune, che sono assistenti bagnanti, ce ne sono pochi e non arrivano a coprire tutta la giornata, quindi mancando un assistente bagnante il pubblico non può entrare perché sono loro responsabili per il pubblico quando entrano. Quindi il problema ogni volta che c'è un problema in piscina non è la GESIP, che la GESIP il suo servizio lo fa sempre, fino a 32 persone. H24, tutti mattina, pomeriggio e notte. Io quello che non concepisco da un giorno a un altro, come si fa a dire che ci sono 1800 persone che debbono andare a casa? Ma che senso c'ha? Io questo non l'ho capito. Insomma, loro si garantiscono, i signori politici si garantiscono lo stipendio o il gettone. E io che debbo alzare alle 4 di mattina...